Benvenuti ragazzi, ancora una volta sul mio canale Flash Fight, soprattutto dall'ultimo episodio su Darksiders 2. Abbiamo siamo riusciti ad aprire quel passaggio segreto, ovvero abbiamo riscattato quel dono che ci ha dato Vulgrim, ovvero quella chiave d'osso di colore verde, e ci ha permesso quindi di aprire quella porta dei segreti. Quella porta, diciamo, tesori in cui abbiamo trovato un bel po' di forzieri. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, abbiamo trovato anche un punto abilità, se avete visto bene il video, gratis. E prima di iniziare a diciamo, trasmettere questo video, ho anche aggiustato un po' i punti abilità su come li volevo gestire. Siccome vi avevo detto che comunque dovevo basarmi su queste quattro abilità: teletrasporto, raccolto, inarrestabile e guardia dell'egidia per quanto riguarda la difensiva, e tutto poi per quanto riguarda l'offensiva. Allora, abbiamo un altro punto abilità gratis, quindi lo lascerò da parte apposta per farvi notare che in quel video abbiamo ottenuto gratis attraverso un forziere, e quindi lo utilizziamo su inarrestabile, che ci potenzia la forza. Quindi in questo momento ce l'ho nel livello 2, aumenta la forza di 40 punti, costa 300 punti colora, dura 8 secondi. All'ultimo livello invece l'aumentiamo di 10 punti in più, quindi 50 e dura 8 secondi. Ok, detto questo possiamo dirigerci verso questo Psicameron che ci diceva il terzo giudice. Come una sorta di sfida, che per poter raggiungere dobbiamo andare verso l'arena dorata. In questo caso noi andiamo al trono eterno, andiamo, poi ci trasporteremo nell'arena dorata. Perché nel trono eterno? Perché vi avevo detto anche negli scorsi episodi che avevo intenzione di potenziare qualche abilità, qualche mossa particolare. Parliamo un po' con questo qui, vediamo. Ah, c'è anche Ostegor, possiamo anche dargli qualche reliquia, così ci darà un po' qualche ricompensa. Allora, Regno dei Morti, qui sembra che abbiamo E questo lo completato chiami il Regno una dei Morti? missione. Non ho incontrato un solo cadavere che non abbia cercato di uccidermi. In questo regno ci sono creature alquanto insistenti. Io li chiamo esangui, incubi fatti di artigli e ossa che non possono essere uccisi dal comune acciaio. Ci deve essere un modo per ucciderli. Gli esangui sono vulnerabili a cose legate allo spirito. Uccidi il simile col simile, è così? Sì. E il re dei morti è molto affezionato ai suoi esangui. Uccidine più che puoi. Ok. È un'altra missione secondaria, molto probabilmente. Allora, vediamo un po'. Parlami Di ancora di cosa questi sono fatti questi esangui? esangui. Prima di rinascere passando per il pozzo, le anime devono attraversare la città dei morti. Ma alcuni sfuggono ai tormenti per infestare altri regni. Ed è così che i morti tornano a camminare e i più corrotti diventano esangui. Puoi distruggere la loro carne, ma non il loro spirito. Va bene. Ok. Ci dà questa missione secondaria. Perfetto. Il cavaliere pallido in carne e ossa. Allora, dobbiamo distruggere questi esangui, che sarà una secondaria. Non so, vedremo un po' più in là come completarla. Allora, vediamo un po'. Questa qui l'abbiamo già ottenuta. No. Perfetto, possiamo ottenere questa qua in area R1. Morte di scala velocemente contro il suolo. Non tutte, ragazzi, però, anche se ho i soldi necessari per poterle acquistare tutte, ma voglio fare una cosa veloce, anche perché il tempo non è più quello di prima, quindi. Ok. Vabbè, questa non mi interessa, voglio qualcosa di combo, qualcosa. L2 più tendo premuto, L giù più quadrato. Allora, dammi una combo proprio
una combo, ok, colpo del falciatore, quadro quadrato quadrato, pausa quadrato, ok, questa la prendo. Non me l'aspettavo. In aria, quadrato quadrato, pausa quadrato, la proveremo. E poi in aria R1 più quadrato oppure quadrato durante la caduta rapida. Vediamo un po'. Proviamo questa qua, dai. Notevole. Mi avrebbe fatto comodo. Perfetto, vediamo un po'. Quadrato, quadrato. No, ok. Quadrato, quadrato, quadrato. Pausa. Ok, questa è bellissima, cazzo. Poi. No. Allora, quadrato. Allora, scusate, vi vado a vedere un attimo. Dalle mosse. Dov'era? Porco cane. Ah, qui. Perfetto. Vediamo. Vortice di rasoi. Vabbè, qui ne abbiamo un sacco, ragazzi. Quindi per ora a me non l'abbiamo acquistata. Poi man mano che le proverò, che mi usciranno, tutti articoli nuovi da terre vicine e lontane, ci accorgeremo di della mossa. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo una e due di reliquie che ci può dare. Possiamo vendere. Ok, oro. Questo ci darà il punto abilità. Perfetto, sì, mi farà. Perfetto. Punto abilità. E la mettiamo. E finiamo questo ramo qui di... Anzi, no. Vorrei continuare con teletrasporto. Così, diciamo, quella che incendia anche delle 2-5 secondi. E ci abbiamo di dar fuoco nemici. Ok, vai con teletrasporto. E ok, possiamo andare all'arena. Perfetto. Per quanto riguarda le mosse, ragazzi, anche perché il tempo è poco, quindi non mi va di tagliare il video e perdere un po' di tempo. Le mosse le ho comprate, ovviamente le proverò anche da solo prima di pubblicare un video, perché in realtà avevo bisogno un po' di divertirmi un po' di più per quanto riguarda Darksiders, perché più combo riusciamo a fare, meglio è. Vediamo un po' la Psycameron. Qui c'è qualcosa? Su queste... Sta, non c'è niente, ok. Vai. Ok. Perfetto. Eccoci qua, all'arena. Vediamo un po' che cosa ci dice la voce dell'arena. E così sei tornato. Cosa vai cercando questa volta? Cerco lo Psycameron. Come se fosse possibile. Ma quando mai? Ti consumerebbe di certo fin dentro la tua anima. Ne ho qualcuna di scorta. Battutina di... Freccia di morte, eh? Sono troppo vecchie per bruciare dopo così tanto tempo. Attenzione. Lo sto per fare. Cazzo, mi sto buttando apposta in questo portale oscuro. Sopravvivi allo Psycameron.
Perfetto, finalmente si stacca un po' di culo. Proviamo un po' di combo. Ah. Allora, era. Perché mi deve anche uscire. 1, 2, 3. Ah, mi ha colpito proprio nel momento in cui mi stavo uscendo la combo, bastardo. Ah, poi non abbiamo nemmeno provato quest'arma, Perché l'abbiamo potenziata nel video scorso. Se questi fanno veramente male, cazzo. Mortacci tua. Tu vieni qua. Così ti sbudello un po'. Ecco, fai danni da fuoco. Li mortacci vostra. Ma non sto usando le abilità. Ah, ok. Ok. Scusate, ma non ho segnato l'abilità. Allora, perché ho resettato tutti i punti. Triangolo. Ok. Eccola qua che finalmente mi è uscita. Tosterelli, sti cazzo di creatori. Ok. Perfetto. Vediamo un po' di cose che ci hanno droppato. Perfetto. Qui siamo di fronte a un enigma, credo, qualcosa del genere. Che cazzo è successo? Qui c'è un forziere. Ho ancora 2 minuti a disposizione, non so quanto. Allora tu vai di là. Sì. Tu vai di là. Apriamo questa porta. Ok. Qui abbiamo questi moscerini qua del cazzo. Perfetto ragazzi, credo che il tempo a disposizione sia terminato. Ci vediamo alla prossima con la ricerca di questo Psycameron su Darksiders 2. Alla prossima ragazzi.